Alan Foglieni, che con la compagna, con la moglie, con Nafi. Compagna Naffi, sì, buonasera. Buonasera. Ha il ristorante One Love di Bergamo, ed è appunto lo chef di questo ristorante. Una prima domanda: come comincia l'avventura di questo ristorante? E poi passerei alla tua formazione di chef di cucina. Io noto al momento solo via Facebook che hai una formazione classica, che lavori tutte le cose con occorre, che hai ottimi pesci, ottima Sì. stagione, insomma, si coglie, no? Prego, Alan. Allora, noi diciamo che l'avventura del One Love Restaurant nasce più che altro per un'esigenza. Io e Naffi, appunto, siamo compagni e soci, lavoravamo insieme in un altro ristorante, questo 3 anni fa. Il One Love è aperto più o meno da 3 anni, è aperto da dicembre 2017. Noi quell'anno lì nel 2017 eravamo entrambi dipendenti, io come chef, lei come sous chef, era il mio braccio destro, di un altro ristorante a Bergamo. Diciamo che il ristorante andava bene, ci lavoravamo da 1 anno e mezzo, avevamo un bel seguito di clientela, si lavorava veramente molto bene, ma la proprietà decise di chiudere così improvvisamente. Quindi ci siamo trovati licenziati per la prima volta nella vita, perché comunque questa società non voleva più proseguire col ristorante, quindi è stato poi completamente smantellato, e ci siamo ritrovati licenziati, disoccupati, però con un grande pubblico che ci seguiva. Quindi abbiamo detto: cerchiamo anche noi un posto nostro, un ristorante. Abbiamo contattato un'agenzia e dopo diversi posti, ristoranti di Bergamo che erano chiusi, posti in vendita, siamo capitati all'attuale One Love, che in realtà negli anni 70-80 era famosissimo sotto il nome di Tito, per essere uno dei migliori e primi ristoranti di pesce di Bergamo. Diciamo che all'epoca era veramente molto conosciuto, molto famoso, aveva sempre la fila davanti alla porta. Questo fino, diciamo, al 92, quando poi la proprietà si è dedicata solo ed esclusivamente ai matrimoni, e da lì poi il ristorante è passato di mano in mano ed è caduto fino a quando siamo arrivati noi. Ci siamo ritrovati un locale chiuso da diversi anni, completamente devastato, completamente distrutto, e siamo messi d'impegno, l'abbiamo ripulito, sistemato, abbiamo comprato le nuove attrezzature di cucina, e da lì il riscontro c'è stato subito. Noi abbiamo aperto il venerdì sera già pieni, il sabato sera eravamo pieni con una festa di compleanno, e da lì è sempre stato tutto in aumento fino ovviamente a questa pandemia. Sì, e la tua formazione, mi dicevi, hai lavorato in un grande albergo all'estero, in Danimarca, Olanda, allora sì, la mia formazione, diciamo che io ho fatto il cuoco Amsterdam, sì. Io ho fatto il cuoco per 5 anni, diciamo, in locali di medio livello, ma provenivo da studi di elettronica e telecomunicazioni, quindi mi mancavano, diciamo, le basi teoriche di cucina, anche se diciamo che sono sempre stato appassionato, perché da piccolo leggevo l'enciclopedia culinaria, ho sempre avuto libri di cucina, però mi mancava una formazione professionale. Quindi ho deciso di iscrivermi ad ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana a Parma, dell'allora rettore Gualtiero Marchesi. Sto parlando più di 10 anni fa, era appena nata ALMA, eravamo solamente 28 ragazzi, con Gualtiero Marchesi che un giorno sì, un giorno no, era tra di noi. E diciamo, lì ho avuto le basi. La grande gavetta, come dicevi, l'ho fatta in un grande hotel 5 stelle lusso di Amsterdam, l'Hotel de l'Europe, per uno chef francese, dove praticamente c'era tutta la cucina classica. Quindi era una grande cucina con più di 30 cuochi, c'erano tutte le partite, c'erano senior sous chef, junior sous chef, tutti i capi partite, addirittura lo chef plongeur, c'era proprio tutta la brigata al completo, la pasticceria a parte, in sala anche dal maître, lo chef de rang, c'erano veramente tutti. E lì ho avuto modo di conoscere e imparare
le basi della cucina classica francese, perché lì era tutto fatto in casa, quindi per le carni tutti i fondi, lo jus de veau, per ogni carne poi c'era il proprio jus, se era piccione era jus de pigeon, se era l'anatra era jus de canard, tutte queste basi per il pesce, la bouillabaisse, insomma tutto ciò che sono le basi della cucina classica francese ho avuto modo di impararle. E queste perché poi sono rilevate. Oggi ti sono molto utili per il proseguimento, diciamo, di cucina italiana. È una chance, sì, no? Questa ampia base. Sono state molto utili perché poi, diciamo che io vedo anche molte enciclopedie culinarie anche dagli anni 60 in poi, vedo che sono le basi della cucina francese poi adattate alle nostre ricette tradizionali italiane. E questo è un po' il lavoro che vado a fare anche io, nel senso che le mie preparazioni di base sicuramente per una parte sono molto influenzate dalla cucina classica francese, appunto i fondi, le salse, tutte queste cose qua. Però poi alla base sono le nostre tradizioni, c'è la cucina italiana con le ricette regionali, la cucina regionali, e allora lì il bello è andare poi ad applicare le tecniche tradizionali francese alla nostra cucina, ai nostri gusti, ai nostri prodotti, cosa che si è sempre fatta nei decenni, perché comunque i francesi, per quanto ci possono stare più o meno simpatici, però insomma il primo fu Escoffier a catalogare la cucina, quindi insomma l'opera di Escoffier per me è molto importante. E in questa esperienza, in questa prima fase dell'esperienza del ristorante, qual è la via che hai trovato? Che cos'è che interessa di più in questo momento? Cos'è che ha più presa, diciamo, sulla clientela? Ma allora, noi siamo aperti. Un ristorante di pesce soprattutto, no? Io ho visto pennuti vari, quindi... sì, diciamo che nei miei menù a me piace cucinare di tutto. Poi, vabbè, una grande passione anche per i volatili. Ad esempio, in carta abbiamo tre... Il mio menù è diviso in due parti, cioè la parte dei classici e la parte del menù che ho chiamato oggi. Tra i classici ci sono un po' i miei cavalli di battaglia, sono quei piatti che da diversi anni che faccio, che se li tolgo la gente me li chiede, ma sono piatti a cui io tengo particolarmente. Ad esempio, dicevo, i pennuti, abbiamo in carta il piccione, è un piccione bergamasco che viene allevato dal albino, da un mio amico, quindi... alimentazione solamente cereali, legumi, semi totalmente naturali per alimentazione umana, li tiene veramente meglio dei bambini perché li cura in un modo maniacale. E il piccione bergamasco, uno dei nostri cavalli di battaglia, la coscia d'anatra, la catalmiela, anche quello è un piatto che faccio da tanti anni, con magari ogni tot c'è una variazione, un accorgimento, oltre alle garniture che cambiano ovviamente stagionalmente, però è uno di quei piatti che mi porto dietro. Detto questo, io faccio cucino sia carne che pesce. Il mercato a Bergamo è molto orientato verso il pesce, quindi negli anni c'è stata un po', diciamo, una selezione naturale, seguendo il mercato e seguendo il gusto delle persone, per il pesce. È stato per questo che l'anno scorso, dopo il primo lockdown, quando abbiamo riaperto, abbiamo deciso di fare un ulteriore passo in avanti per la qualità e per la freschezza. Quindi ci approvvigioniamo solamente al mercato ittico di Milano, andiamo la notte alle 4, quindi il grandissimo vantaggio è che per un cuoco andare al mercato e vedere la materia prima, poter scegliere e vedere veramente gli ultimi arrivi, i prodotti, i più freschi, i più belli, quelli che ci piacciono noi, quelli che vogliamo usare, ed è una grandissima ispirazione, perché poi già da lì, da una materia prima nasce il piatto. Però l'importante è che con questo sistema del mercato ittico di Milano, noi siamo vicini al casello di Bergamo, siamo un quartiere di Bergamo, ma siamo praticamente vicinissimi al centro, siamo vicini al casello autostradale, e il mercato ittico lo raggiungiamo in una trentina di minuti, quindi è molto comodo anche per noi. Riusciamo veramente a dare dei prodotti freschissimi e poi magari delle cose che
difficilmente i fornitori portavano a Bergamo. Mi vengono in mente, ad esempio, un prodotto che non avevo, nessuno mi aveva ancora proposto, sono le skie, che come ben sai i gamberetti grigi, i salterelli li chiamano, che si usano molto, molto in Veneto, e qua a Bergamo invece non me li aveva proposti nessuno, non li avevo mai visti, e quando li abbiamo proposti, tutti affascinati, diciamo, ma dove li avete trovati? Perché comunque abbiamo una fascia di clienti che è comunque anche molto preparata a livello gastronomico, quindi quando abbiamo introdotto le skie, cioè tutti impazziti, facevamo queste skie in tempura, vendevamo skie come se piovesse. La skia è un esempio, ma insomma sono tutti prodotti del mare che andando al mercato un cuoco vedi quello che vuoi, quello che ti piace, e insomma abbiamo deciso di impostare il lavoro in questo modo. Quindi noi per la maggior parte sì, vendiamo pesce. Veramente. E della tradizione bergamasca hai ripreso alcune cose? Ma allora, c'è qualcosa, come dire, che riproponi? Sì, allora, termine rivisitare, ma in realtà ciascuna volta si reinventa. Ma noi abbiamo fatto, il più grande piatto simbolo di Bergamo sono i casoncelli, questa pasta ripiena. Allora, diciamo che non è che sia la cucina bergamasca infinita di ricette, di piatti. Sicuramente i più conosciuti sono i casoncelli, che è questo raviolo. Poi c'è il famosissimo polente osei, che è un po' anche quella l'icona, che è la polenta con gli uccellini. Il coniglio soprattutto, cioè non toccate il coniglio ai bergamaschi. Quello che io ho in carta adesso, che è un po' il mio omaggio alla città di Bergamo, sono i casoncelli alla bergamasca, appunto. E questi casoncelli, te li spiego brevemente, è una ricetta che ho codificato. Però per arrivare a questa ricetta c'è stata una ricerca dietro. Un po' di anni fa sono tornato a Bergamo dopo le varie esperienze, torno a Bergamo, non posso non mettere in carta i casoncelli, perché mi sembrava una cosa talmente ovvia dover fare i casoncelli in casa. Sei a Bergamo, uno dei più grandi piatti tradizionali sono i casoncelli. E quindi lì è partita la ricerca su come fare il ripieno, come fare la pasta. E allora lì abbiamo iniziato a chiamare nonne, zie, signore, cuochi, ristoratori. Abbiamo fatto un po' un'indagine su cosa ci fosse dentro questo casoncello. E vedevamo che, insomma, la ricetta, come un po' tutte le ricette italiane, un po' il campanilismo, da comune a comune cambia. Quindi da un comune all'altro c'è chi metteva un ingrediente piuttosto che un altro, chi non lo metteva, però c'era sempre una linea comune. E quindi, seguendo questa linea comune, ho estrapolato un po' quegli ingredienti che potevano essere, diciamo, popolari un po' in tutte le ricette, e da lì, sempre facendo delle prove, modifiche, aggiustamenti, sono arrivato a codificare al grammo sia il ripieno che la pasta. Te lo spiego velocemente, il ripieno è essenzialmente un ripieno a base di carne di maiale cotta, che viene macinata, insaporita con dei salumi macinati. Io poi uso dei salumi freschi in proporzione, quindi cioè, stagionati, ma uso sempre, non uso scarti, ma prendo il prodotto proprio. Quindi c'è della pancetta, della coppa, del prosciutto crudo, del salame, c'è della salsiccia. Viene fatto questo ripieno e poi vengono dati i tocchi dolci, che sono la pera e l'uvetta. Sono un po', diciamo, quei due prodotti che danno un po' quel retrogusto dolce al casoncello. E la pasta invece è una pasta molto povera, fatta solamente con farina e latte. Il tutto viene poi saltato con della pancetta, burro e salvia. Tradizionalmente la pancetta, il burro e la salvia vengono fritti, nel senso che il burro viene fatto quasi chiarificare. Io invece l'ho un po' modificata, e anziché fare questo burro nocciola alla salvia e pancetta, faccio un burro montato, quindi una pancetta rosolata, poi leggermente sgrassata, il burro, un burro valligiano nostrano delle valli bergamasche, che poi viene montato. Quindi anche qua c'è una tecnica, il montare il burro, che non è proprio della tradizione bergamasca, ma è della tradizione comunque francese, montare le salse al burro, il burro montè. Ed è un piccolo tocco
della cucina classica che però va nella tradizione italiana. Questo è diciamo, il mio esempio, il mio omaggio alla città di Bergamo. Bene, e concludiamo con il dolce. E quali sono i dolci? Qual è la via? Ti accennavi anche che come dire, ci saranno delle novità anche più avanti, ma comunque sì. Qual è la vostra impostazione oggi? Allora, come ti accennavo personalmente, verrò a fare un giro, quindi ti tengo conto i dolci perché io sono... I dolci, diciamo che allora, inizialmente era Naffi che si occupava della pasticceria, poi quando abbiamo avuto il nostro locale, per forza di cose Naffi si è spostata più in sala, quindi la pasticceria per un periodo è rimasta un po' il nostro punto un po' scoperto, nel senso che era un po' la terra di nessuno, nel senso abbiamo dei dolci che sono la maggior parte sono i miei dolci tradizionali, quindi c'è un tiramisù fatto con i miei occhi che ogni tot anni cambia versione anche lui. Il nostro forse più grande cavallo di battaglia si chiama mango cioccolato bianco olive nere, che è una mousse di cioccolato bianco con mango in diverse consistenze, tra cui mango fresco, sorbetto, una salsa. E la particolarità, ricreiamo con un patè di olive taggiasche delle piccole caramelle di oliva, praticamente. È un caramello d'oliva a cui viene data la forma proprio di una piccola oliva. E questa combinazione fra il dolce del cioccolato, l'aroma, dolcezza, acidità del mango, con questa sapidità e aromaticità molto forte dell'oliva, è un bel contrasto con un crumble leggermente salato. È uno di quei dolci che anche questo è diventato fisso, tutti ce lo chiedono, guai a toglierlo. Poi vabbè, abbiamo sempre comunque un paio di dolci stagionali con la frutta, però come ti dicevo è sempre stato un po' terra di nessuno la pasticceria, appunto perché adesso che siamo comunque titolari, ci siamo divisi fra sala e cucina, la pasticceria è rimasta sempre un po' abbandonata, quindi era un po' così. La grande novità di quest'anno abbiamo introdotto in cucina mia sorella è una pasticcera, si è diplomata ad Alma, e quindi da quest'anno anche la pasticceria avrà finalmente il suo responsabile e crescerà anche lei. Bene, e se c'è una domanda che non ho fatto, ma hai qualcos'altro che vuoi aggiungere per gli ascoltatori, per i lettori di Liberi TV? Dimmelo, altrimenti ci salutiamo qui. La cosa una cosa magari soprattutto i nostri colleghi la vorrei dire, soprattutto in questo... Sì, se vuoi intervenire anche sulla questione di questa situazione particolarissima, di questi confinamenti rispetto... Cioè, un piccolo pensiero su quello... È un pensiero che abbiamo fatto nel primo lockdown, che per noi è stato molto importante perché abbiamo avuto una bella iniziativa, abbiamo deciso di donare tutte le nostre scorte di cibo all'emergenza. Poi Bergamo, noi abbiamo vissuto dei momenti veramente terribili, siamo stati la prima città colpita pesantemente dal Covid. E quando abbiamo chiuso il 9 marzo, era l'anno scorso, ormai quasi un anno, dopo una settimana di peggioramento abbiamo deciso di donare tutte le scorte di cibo, la nostra cucina, il nostro lavoro, ai bisognosi. Quindi abbiamo cucinato sia per persone che erano rimaste in casa da sole, quindi anziani, famiglie con bambini, sia per gli operatori sanitari, quindi i medici dell'ospedale, dei vari ospedali di Bergamo, e anche per gli alpini e i ragazzi della Curva Nord che costruivano l'ospedale in fiera. Siamo andati avanti fino a Pasqua, abbiamo donato più di 2000 pasti, poi è stato bellissimo perché c'è stato chi ci ha regalato i contenitori da sporto, chi ci portava il cibo, la rete di autisti, alpini che trasportavano, chi voleva aiutare, addirittura clienti che volevano farci offerte in denaro ma che noi abbiamo rifiutato, però siamo riusciti a far girare tramite pacchi famiglia, pacchi dono per famiglie bisognose. Insomma, è stata una grande iniziativa e questo ci ha segnato. Soprattutto ci ha fatto riflettere sul fatto che noi molte volte in cucina cuciniamo, siamo talmente presi magari anche dall'ansia, dallo stress,
ci roviniamo magari anche un po' la vita, magari certi cuochi, certe cucine troppo stressate, ci siamo resi conto che correvamo veramente troppo e magari molte cose che erano importanti le trascuravamo, quindi il nostro nuovo obiettivo per questa, quando ci sarà questa ripartenza, sarà sia per noi che per i nostri dipendenti dare più vita, quindi dare più vita sociale, quindi far lavorare le persone le giuste ore. Io non vorrei più che un cuoco fosse destinato a vita a lavorare 18 ore al giorno, tutte le festività, tutte le domeniche, ma vorrei insomma riuscire a creare una situazione in cui anche un cuoco può fare questo lavoro fatto bene senza per forza passare la vita in cucina. Quindi l'obiettivo sarà quello di dare a tutti 2 giorni di riposo alla settimana, quello di fare le giuste ore di lavoro, non far stressare le persone, e vorrei che insomma questo pensiero fosse accolto da tanti e non ci fossero più certe situazioni che magari tanti abbiamo vissuto di stress e cucine, comunque magari anche sì, dove non si lavora col sorriso, ma sono quelle cucine un po' dove ci si prende troppo sul serio. E cucinando per le persone bisognose e vedendo poi tutti questi medici impegnati, abbiamo capito sì che il nostro è un bellissimo lavoro, però non salviamo vite umane, dobbiamo dare il piacere alle persone, ma non dobbiamo rovinarci poi la nostra vita. Quindi fare questo lavoro fatto bene, senza stressarsi, col sorriso, e creare degli ambienti di lavoro molto belli, leggeri e sorridenti. Questo è un po' l'obiettivo per il futuro. Bene, Alan, io e Liberi TV ti ringraziamo per questo incontro, per questa bella intervista, è una bella esperienza. Attendiamo questa fine delle ostilità. Verremo a trovarci a vicenda. Verrò a trovarti e sarai il grandissimo ospite al One Love. Grazie ancora, e grazie anche a Napri, che è nella partita essenziale. Questa è un'intervista al cuoco, soprattutto, e quindi però andando avanti vediamo. Certo. Grazie ancora. Ti ringrazio, alla prossima, un saluto a tutti.